a piedi dall'Inghilterra all'Italia, percorrendo il cammino della Via Francigena, oltre 2 mesi di percorso per più di 2.200 chilometri complessivi. L'impresa, patrocinata dalla presidenza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e dall'Associazione Europea delle Vie Francigene, sarà compiuta da Giuliano Maltempi, socio effettivo in congedo ANPS, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato. Fisicamente, diciamo che come sempre mi alleno quasi niente, perché fa 99 se non 100 la testa, dunque automaticamente viene tutto da sé, basta mettersi sulla via. E poi dopo, con questa magia che si trovano in questi cammini antichi, ti dà forza per arrivare, diciamo, dove dobbiamo arrivare. In questo caso arriviamo a Roma e dunque sarà un cammino, una via, la via di Sigerico, veramente sarà molto molto bella. È molto emozionante. Maltempi, 56enne e da qualche anno in pensione, può essere definito un vero e proprio veterano dei cammini spirituali. Mosso infatti dalla passione per i percorsi storici della cristianità che richiamano lo spirito di sacrificio per la ricerca di se stessi e della propria fede, sono ormai circa 10 anni che Maltempi intraprende lunghi pellegrinaggi a piedi. Quest'anno con l'Associazione Nazionale della Polizia, il presidente Marra ha fatto questo slogan che io porterò in giro per l'Europa, sono molto contento di rappresentarla, da Canterbury fino a Roma attraverso l'Europa, dunque la Francia da nord a sud, e sarà per me un grande orgoglio di portare questo messaggio di pace a chi incontrerò sulla via, che è tantissima gente e che sono persone sempre, quasi sempre speciali, è una cosa veramente un'emozione che io auguro a tutti voi. Un giorno di poter fare un cammino per capire come ti cambia la vita. In passato ha già effettuato viaggi di questo tipo? Sì, ho iniziato nel 2014 col cammino francese a Santiago, poi nel 2016 ho fatto il portoghese da Lisbona, 2017 il cammino del nord da Irun, poi ho proseguito nel 2018 il primitivo sempre in Spagna, 2019 mi sono fatto La Plata da Siviglia, poi causa Covid sono stato in Italia, ho fatto la via di San Francesco e il cammino di San Benedetto, che è veramente una chicca. Dopodiché l'anno scorso, dopo che sono andato in pensione nel 2020, ho fatto questo sogno che avevo nella vita, sono partito da casa il 4 marzo, da Fano, sono arrivato a Santiago de Compostela, ho fatto 3.400 km percorrendo 5 vie antiche e è durato 137 giorni. Quest'anno faccio questo con il futuro. Penso che andrò in Giappone a fare l'88 templi e poi c'è l'ultimo sogno da fare, che è chiudere il cerchio da Santiago a Gerusalemme, partire da Roma e arrivare fino alla città santa che è Gerusalemme, ma c'è tempo, dunque speriamo che vada tutto bene in occasione in futuro.